casa con Masha. Mi presento. Masha, scendi, la colazione è pronta. Ma io ho ancora sonno. Forza Masha, altrimenti farai tardi a scuola. Sì mamma, adesso scendo. Ciao, io sono Masha, ho 5 anni e vado alla scuola materna. E questo è Teddy, il mio orsetto preferito. Non ci separiamo mai. Ora scendo a fare colazione, altrimenti chi la sente la mamma? Eccomi mamma, sono pronta per la colazione. Masha, ma sei ancora in pigiama? Arriverai tardi a scuola anche oggi. Questa è la mia mamma Anna. Lavora tantissimo. Credo che faccia un lavoro che ha a che fare con la moda. Beh, non so, io sono ancora piccola per queste cose. Però trova sempre il tempo per giocare un po' con me e farmi le coccole. Buongiorno cara, buongiorno Masha. Senti cara, hai per caso visto la mia giacca per andare al lavoro? Non riesco a trovarla da nessuna parte. Ops, credo di averla portata ieri in lavanderia. Beh, dai, anche con questa maglietta in fondo non stai male. Oh no, oggi avevo una riunione importante. Quella è la mia giacca preferita. Vabbè, non importa, ne metterò un'altra per oggi. Questo invece è il mio papà Thomas. Fa un lavoro dove deve disegnare sempre delle case. Per esempio, questa casa qui, beh, l'ha disegnata il mio papà. Bella, no? Mamma, io ho finito di fare colazione. Brava Masha, vai subito in bagno a lavarti i denti e poi vestiti, altrimenti farai tardi a scuola. Eccomi qua, ora mi lavo i denti e il viso proprio come mi ha detto la mamma. Mi asciugo un po' e ora a vestirsi. Ecco il vestito pulito e profumato che mi ha preparato la mia mamma. Ora mi spazzolo un po' i capelli e sono pronta. Papà, papà, sono pronta per andare a scuola. Andiamo, se no facciamo tardi. Bene, Masha, andiamo subito allora. A dopo, Masha. Oh, hanno suonato alla porta. Vai tu, Masha, ad aprire? Sì, sì, mamma, vado io. Questa sicuramente è Priscilla. Ciao, Masha, buongiorno. Sei pronta che andiamo a scuola? Certo, Priscilla, sono prontissima. Lei è Priscilla ed è la mia amica del cuore, ha 5 anni, proprio come me, e abita qui nella casa di fianco alla mia. Tutte le mattine il mio papà ci porta a scuola insieme. Io e Priscilla ci divertiamo tantissimo, siamo inseparabili. Bene, ora che ci siamo tutti possiamo andare. A dopo bambine, divertitevi e fate le brave, mi raccomando. Ciao mamma. Sono tornata. Oh, ciao Masha, ben arrivata. Com'è andata oggi a scuola? Bene, mamma. Beh, non si direbbe proprio. Che cos'è quella faccia seria, Masha? È successa una cosa bruttissima, mamma. Ho scordato qui a casa il mio orsetto Teddy. È la prima volta che mi succede, mamma. In tutti questi anni lui è sempre venuto con me. Non l'ho mai lasciato neanche un istante. Oh, capisco. Quindi è per questo che sei così triste oggi. Beh, Masha, forse il fatto che hai scordato Teddy a casa vuol dire che stai diventando grande. Che cosa vuoi dire, mamma? Beh, forse vuol dire che non senti più così tanto il bisogno di avere sempre Teddy accanto a te. E questo proprio perché stai crescendo. Teddy resterà ugualmente il tuo peluche del cuore. Ma ti accorgerai che riuscirai a giocare e a divertirti anche se lui non è sempre accanto a te. Adesso ho capito, mamma. Grazie. Però io mi sento ancora un po' triste. Beh, per questo io ho un rimedio infallibile. Adesso ci facciamo un bel gelato con il cioccolato. Evviva, gelato! Posso darne però un po' anche a Teddy? Ok. Come non detto.